Buonasera a tutti quanti. Siamo qui alla trasmissione che conduco, sono Mira Cortini. Di che cosa stiamo parlando? Abbiamo un gradito ospite in questa trasmissione che andiamo a intervistare. Si tratta del dottor Franco Nanni, che in questa particolare trasmissione viene ospitato qui e ci parlerà della sua produzione letteraria in quanto è autore di, siamo già al quarto romanzo. Il primo romanzo col quale poi ci siamo rivisti dopo 30 anni, perché ci conosciamo da tanto, ho la fortuna di essere anche amico di questo autore. E va bene, ecco, ci siamo incontrati dopo 30 anni. Vabbè, nel caso ha vinto un concorso nella mia città, quindi città di Forlì, ha vinto con questo libro, Opera Prima, Fuga in Se minore. E questo titolo qui non è casuale, dal mio punto di vista, perché nasconde Fuga in Se minore. Uno dice, vabbè, mette insieme un po' altri due aspetti importanti della persona, in quanto Franco è uno psicologo clinico, uno psicologo che si occupa di problemi educativi, lavora a San Lazzaro di Savena e in Bologna, appunto nell'ambito scolastico e come professione, e da sempre, da quando lo conoscevo da ragazzo, è un musicista. E quindi Fuga in Se minore richiama Bach, lui suona tutte le tastiere possibili e immaginabili che io abbia potuto vedere, conoscere. E quindi ecco, è un musicista, è uno psicologo, è un romanziere. Queste sono tre delle attività che fa, ma sono altre le passioni che cura. Una che è quella della fotografia, per esempio, vabbè, e tante cose. Una persona veramente, un autore, come qua ho scritto nello schema di intervista, un autore poliedrico. Però qui siamo a parlare dei suoi romanzi. Ecco, quindi ho già fatto un po' l'introduzione, la cronologia delle opere, per essere precisi, la prima, appunto, è stata pubblicata gratuitamente in quanto vincitore di questo concorso Città di Forlì, ma che ha un respiro quasi nazionale, con la casa editrice, Franco, ricordami, Foschi. Foschi casa editrice, ecco, Opera Prima, che ha vinto. Poi, dopo un periodo di non produzione, insomma, dal punto di vista letterario, Franco ha deciso di presentarsi sotto un'altra forma, e sotto un'altra forma anche editoriale, perché in quanto, se non sbaglio, i suoi ultimi tre libri, sì, tre libri, sono autoprodotti, Cataweb, il Sì, mio libro, sì, ho detto bene? sì, sì. Ecco, Cataweb, il mio libro, quindi parliamo di produzione indipendente. Niente, ritorniamo sul focus dell'intervista. Quindi, cronologia delle opere. Ecco, c'è stato questo passaggio importante nella sua produzione letteraria, che lo vede presentarsi con uno pseudonimo. Lo pseudonimo, non lo possiamo affrontare il perché, cosa ci sta dietro, perché è una cosa complessa e articolata. E poi perché vogliamo svelare il motivo per cui, perché un po', dal mio punto di vista, utilizziamo la radio, io sto utilizzando la radio, per promuovere quest'autore, perché è un autore, secondo me, valido, un autore originale, che magari non è il suo centro di attenzione, perché forse sono altri, però secondo me va sottolineato questa sua produzione, perché
appunto è dotata di alcune unicità. Ecco, questo pseudonimo è Virgilio Monadelfi, potete trovarlo in rete, cercate Franco Nanni, Virgilio Monadelfi, Cata Web, il mio libro, e vedete un po' la sua produzione e alcuni commenti critici, e quindi non ci dilunghiamo su questo, che possono presentare un po' il lavoro suo. Qui invece chiedo in diretta, adesso do la parola all'ospite, perché questo pseudonimo, non stiamo a svelare appunto o perlomeno vedi tu, Franco, se vuoi farlo, ma io invece così, una piccolissima provocazione molto bonaria ovviamente, questo pseudonimo è un po' un baluardo ad ogni tipo di etichetta per sfuggire un po', in quanto non è Franco Nanni, ma è un'altra persona che si presenta, perlomeno dietro, è difficile arrivare a Franco Nanni, o perlomeno bisogna indagare, insomma, un minimo. L'etichetta, io così, giocando un po' sulle parole, è un piccola etica, un modo di piccolo ethos, così mi piace vedere questa cosa. È quando uno è etichettato, ah, questo è uno che scrive in un certo modo, che i suoi maestri possono essere, ecco, queste cose qui da critici letterari lasciamo perdere, qui parliamo di una persona in carne ed ossa, una persona che sente quello che scrive, che lavora su di sé profondamente, questo non fosse altro per gli studi fatti. Vuoi ricordarci quanti studi hai fatto intanto? Che sono tanti. No, non li voglio ricordare. Non li vogliamo ricordare. Diciamo, ti lascio la parola. Varie lauree, un diploma di conservatorio, ma non ha molta importanza, credo, questo. Il peso dell'erudizione è una delle cose che più mi infastidisce, per cui non per caso amo essenzialmente la letteratura americana. C'è una letteratura alleggerita di tutto il peso della tradizione, dell'erudizione europea, che alla fine diventa un blob che è illeggibile. Per cui se vado al cinema vedo quasi solo cinema italiano, se leggo letteratura quasi solo letteratura americana, contemporanea, o quasi contemporanea. Adesso, perché 30 anni fa, quando facemmo quel viaggio a Vienna, tu leggevi in lingua Peter Handke. Beh, ne ho letto uno in lingua. Vabbè, comunque l'hai letto. Sì, beh, mi sono interessato di tante cose, però devo dire che gli americani, da quando li ho scoperti, sono stati un po' un centro che non ho ancora abbandonato. Parlo degli americani postmoderni, Don DeLillo, Foster Wallace, Pynchon, Carver. Bene, bene. Qua. Questi sono un po', già ci ha dato un po' di riferimenti di ambito di interesse, poi questo non è detto che sia riversato poi nella sua produzione letteraria. No, essenzialmente, se dovessi dire un libro che sta dietro quello che faccio a modo suo, sono Gli Inconsolabili di Kazuo Ishiguro. Non conosco, raccontami, raccontaci. È un libro, essenzialmente ha una caratteristica unica. Dato l'autore, Kazuo Ishiguro, diventato famoso con Quel che resta del giorno, che è diventato anche un film, e che ha vinto un premio importante, il Nobel alla letteratura, l'anno scorso, 2 anni fa. Addirittura. Molto recente. Ah, sono proprio ignorante. Però Gli Inconsolabili è stato un suo libro che io l'ho letto 3 o 4 volte, credo, ma è stato poco considerato, addirittura forse non si trova neanche più in catalogo. È un libro che ha la stessa sintassi dei sogni, dove tutto è possibile, dove tutto può avvenire. In realtà c'è dietro un voluto richiamo ad altre fonti letterarie, perché lì c'è un concertista, un pianista che deve fare un concerto,
in un posto, però il concerto è nelle ultime pagine di queste 500-600 pagine, il concerto è verso la fine e ricorda un po' L'Agrimensore di Kafka, quello del castello, insomma, no? Questa il de aspetta, deve parlare con gente, ma non si riesce mai a fare. Anche lì arriva in questa città e c'è un giochino che richiama Proust, dove la sua stanza richiama tutte le stanze dove ha dormito, però poi addentrandosi nel libro è esattamente come nei sogni, non so, lo portano a una cena e lui a un certo punto si rende conto di essere in accappatoio, però la narrazione continua tranquillamente. Quindi, diciamo, è un tentativo riuscito di creare la sintassi dei sogni dentro la narrativa. Ed Bene. è una tecnica che ho usato sempre fin dal Fuga in seminore, diciamo, Sì. che in cui ogni tanto si esce nel sogno, poi si rientra. Bene, bene, ti stoppo, scusami, perché voglio direzionare un po' il fuoco d'indagine e se mi permetti, poi dopo leggerei anche l'incipit di questo primo libro, Orfani di Willy Gelmo, di Virginio Monadelfi, alias Franco Nanni. E vabbè, per dare conto di quello che ci sta raccontando, quindi la tecnica del sogno, raccontare i sogni, vivere i sogni e filtrarli con la scrittura. Non è un'operazione facile, non è un'operazione, è un'operazione complessa, un'operazione, molto, molto particolare. Il sogno, perché c'è qualcuno nelle critiche che ti presentano che riporta la tua scrittura a una scrittura che è vicina alla quarta dimensione, Sì. no? Quella del tempo. Ecco, tu sei già andato oltre, perché il sogno, diciamo, è la sospensione del tempo, no? Sì, però la quarta dimensione che viene scardinata Sì. nella mia scrittura indubbiamente è un po' la cifra sia di Orfani di Willy Gelmo che di Fragilità, cioè i due più recenti hanno questa caratteristica diciamo espandere l'istante. Orfani di Willy Gelmo sono 120 pagine che in realtà nella realtà rispecchiano un paio di minuti, forse meno, forse un minuto. Sì. E Fragilità è ancora più osé perché l'ho ideato qui al mare l'anno scorso, Siamo l'idea, qui a siamo a Cesenatico, eh? Cesenatico. Siamo a Cesenatico, lui è in vacanza e mi ha concesso questa intervista. Fragilità addirittura è una persona che cammina sulla riva del mare, come fanno un po' tutti, Certo. e per un istante così ha una percezione, cioè ha intorno sei persone, qualsiasi. Ci sono lì casualmente, sono ognuna per i fatti suoi. Per meglio dire, c'è una mamma con una bimba, insomma, però sono un po' passanti casuali. E in quell'attimo lui percepisce la vita e i pensieri di queste persone e quindi è un istante espanso anche lì per le 130-140 pagine. E semmai ce ne sarà un prossimo, sarà addirittura una foto, no? C'è qualcosa di completamente fermo in cui il tempo si espande in tutte le direzioni, insomma. Ecco, io direi che la cifra in questo senso, io ho parlato di cifra in quanto per cifra, adesso andiamo incontro a tutti gli ascoltatori, per cifra si intende il suo unicum, il suo segno distintivo e anche le sue radici e anche le proiezioni. La cifra contiene un po' tutto questo quando si parla di un autore. O di un'esperienza, la cifra è importante. Ricordiamo che comunque la sua formazione è scientifica, no? Ci siamo conosciuti che tu facevi il liceo scientifico in Sì. Forlì, e poi la musica comunque che è una sua passione fortissima, che lo accompagna ancora oggi, di questo ne sono contento per lui e per me che sono anche un suo ascoltatore. E
Quindi la musica, il tempo, la quarta dimensione, ecco, è il sogno. Tutti questi elementi portano a un modo di scrivere che è questo, che è l'incipit, l'inizio di questo romanzo Orfani di Viligelmo, che diciamo secondo me in assoluto è il più distintivo, è il più caratterizzato. Ed è anche il più radicale, direi, come tipologia di romanzo, il più innovativo. Mi spingo a dire anche il più profondo. Questo, come esempio. E poi, per chilometri, sterpi, reti di ferro, arbusti, pollai, sfascia carrozze, erbacce, cespugli, bidoni, terra secca, rotaie. Traverse di legno munto dai tarli, strade ricurve un tempo asfaltate, ferrovie, passaggi a livello dismessi, erba alta, recinti fatti di reti da letto, vecchie vasche, ringhiere, lamiera, amianto, cemento indurito, badili, cazzuole, bidoni di latta, lotti di terra e cantieri mai nati. La notte c'è il tango. Vedete? La musica ritorna sempre, secondo me. In questo senso il tempo, vabbè, la notte c'è il tango più lento dei treni merci, quasi buio lì intorno. Al centro di un campo c'è luce a giorno, si gioca a calcetto. 10 ragazzi nel fango, poca gente a guardare, coi piedi incastrati nei solchi di ruote. La pioggia ha riempito le impronte più vecchie e stanotte è ghiacciata. Il gioco va avanti come fosse un lavoro. Un uomo si gira e si mette a fumare. L'uomo non torna finché non si spegne anche l'ultima brace. Poi va a bordo campo e urla, esorta. Qualcuno lo tenta il gol, ma il portiere lo devia. Ha il fianco coperto di fango, scusate. La palla va fuori, il gioco si ferma. Un'ala la prende e la alza, pronta a lanciare. Nell'aria c'è un solo lamento. C'è solo un lamento. Tangenziale, autostrade, gomme che vanno. L'arbitro tiene in bocca il fischietto. Il giocatore aspetta un suo segno, ma lui fissa qualcosa fuori dal campo. La gente respira bucando la rete, coi fiati. Lui non fischia, non guarda la palla, punta gli occhi là fuori, a sinistra. Biforca il respiro, il fischietto. I ragazzi saltellano, tendono i muscoli, scattanti, in attesa. L'arbitro fissa qualcosa, là, fuori dal campo. Ecco. Fuori dal campo. Secondo me, la tua scrittura è sempre un qualcosa a lato, fuori dal campo. È un fuoricampo. È un fuoricampo dove tu fai i tuoi sogni, racconti i tuoi sogni, racconti le tue analisi personali. Cioè, e questa capacità di poter raccontare in 120 pagine. Quello che accade nella trama del romanzo in 10 minuti, passando le storie di tutti i calciatori, soprattutto la storia, la vita dell'arbitro, di questo arbitro indeciso che è arbitro appunto di una situazione, però nello stesso tempo è partecipe della vita dei ragazzi che stanno giocando. Questa immagine poi del calcio che dovrebbe arrivare a tutti, però alla fine questo libro e questo autore è difficile, è complesso, è pieno di sottostrutture, di ramificazioni, ma anche di livelli di lettura. Ci sono tanti livelli di lettura in questo libro, però è un libro che se ti appassiona dalle prime pagine. Lo segui con piacere e perché vuoi capire che cosa. Comunque c'è una struttura dietro, dei sogni o meno, non lo so, questo lo decide l'autore. È una struttura che può avere un suo valore anche letterario, appunto perché ci sono comunque, non lo so, dalle letture che avrai fatto.
C'è anche una tecnica, c'è una tecnica, lo si capisce, c'è una tecnica di richiesta di attenzione del lettore, che funziona, a mio avviso funziona, però bisogna volerlo, come ogni libro, qui non si tratta di libri paccottiglia, appunto, qui si tratta di libri particolari, non a caso, appunto. Lui stesso non fa richiesta di promozione dei suoi libri, di successo. Probabilmente questo libro ancora è in parte sconosciuto, non, però secondo me c'è un valore in questa cifra di cui abbiamo parlato, c'è del valore, c'è del talento. Questo lo dico non per piaggeria, perché ne sono convinto. Bene, detto questo, perché poi parlo solo io, se no non va mica bene. Adesso faccio una domanda secca ed è questa. Delle tue, l'avevo messo sue, ma in fondo non ti nascondere il fatto che ci si conosce, anzi, delle tue molteplici attività professionali e creative, in quale misura e con quale peso queste vanno a fomentare, corroborare, caratterizzare la tua attività di scrittore, ce ne vuoi parlare? Beh, Se è diciamo una domanda pertinente. che in parte i miei interessi artistici vanno avanti, diciamo, in maniera autonoma, però c'è un aspetto che mi sembra da sottolineare, cioè che da Orfani di Gelmo in poi, non che prima non curassi questo aspetto, ma da questo libro e Fragilità, quello dopo, c'è quasi, quasi una scrittura in versi. No? O comunque c'è una cura, diciamo, molto, molto certosina nella limatura della durata della frase. Quindi riletture infinite, cioè il libro è scritto di getto, assolutamente di getto sullo stesso iPad che abbiamo qui davanti, quello in parte sul computer. Fragilità è nato proprio sull'iPad, però letture successive, ma tante, 5 o 6, ogni volta li mando una virgola, una sillaba, spostando un aggettivo primo dopo la parola, una frase mi sembra troppo lunga che non chiude bene in metrica. E involontariamente, perché non era voluto, il metro, diciamo, un po' che dà il ritmo in molti passaggi, è il pavese di lavorare stanca, cioè quel verso lungo con questo incedere abbastanza. Ecco, qui possiamo dire che arriva la musica, no? Cioè come suona quello che scrivo per me è fondamentale. Pavese lo scrittore, Pavese lo scrittore, però come suona quello che scrivo, cioè deve suonare bene le mie orecchie, diciamo, e se non ruota bene la frase, la cambio. Certo. Immagino che lo Questo stesso lavoro lo fai quando scrivi musica, quando. è. E quando scrivo musica, diciamo, va da sé che questo si fa, però diciamo, in letteratura c'è anche C'è anche questo, questo. c'è altro, certo. E sicuramente c'è un aspetto che riguarda un po' il mio lavoro, cioè non ho mai usato, diciamo, ovviamente, le vicende di pazienti o di situazioni in nessuna forma o natura, ma sicuramente è una fonte di ispirazione, cioè il dolore, le nostalgie, tutte questi aspetti umani che nella seduta col paziente emergono in primo piano, no? Mentre la gente che incontri per strada è sempre presa da 500 altre cose, meno importanti, e quindi sono abituato a questo contatto un po' perenne, e in effetti soprattutto Fragilità persegue proprio questo aspetto di cogliere la nostalgia, il tempo che scorre, le cose che finiscono, e questo deriva più che da ambiti creativi, essenzialmente anche dal mio lavoro, non tanto dal lavoro in sé, ma da questo contatto molto
rapporto stretto con l'emotività delle persone. Insomma. Certo, che diventa un tuo vissuto in qualche modo. Che diventa il mio vissuto. Beh, anche chi lavora di qua della sedia, diciamo, come psicologo, capita di emozionarsi e a volte anche di lasciarlo trasparire, capita di avere gli occhi lucidi per qualche cosa che la persona che ho di fronte racconta, insomma. Ed è in definitiva questo che poi entra nella letteratura quando la scrivo. Non è tanto il contenuto del paziente che deve restare lì dov'è, ma certo. La forma, no? La forma dell'emozione, la forma della mente a contatto con il vissuto, con il passato o anche con il futuro, quando capita anche con il futuro. Bene, bene, bene. Non a caso hai richiamato questo libro tanto importante per te, Gli Inconsolabili. Penso che purtroppo nella tua pratica di lavoro professionale trovi tante persone inconsolabili, no? Che cercano consolazione, assolutamente, che sì. ne hanno bisogno, che lo dichiarano, che si mettono in gioco in questo senso, e quindi in questo senso mi va di dirlo, scusate, sono persone che hanno una percezione di se stessi più alta di quelli che invece dicono ma non ci vanno mai, non pensano neanche, ma lo psicologo, via da me, non ne ho bisogno, non mi serve, non servono a niente, no? Purtroppo oggi ci sono ancora persone che dicono questo nella quotidianità, nella Beh, c'è stupidaggine. anche una sorta di paura. Certo. Nei giovanissimi, anzi, vedo che questa paura è addirittura cresciuta. Era calata, ma negli ultimissimi anni è cresciuta. E in realtà non si pensa che lo studio dello psicologo è spesso non è un luogo in cui si viene scrutati, ma potremmo dire che è un luogo di poesia o di arte, no? Molto bello questo. È un luogo di poesia o di arte, inclusa l'arte di gestire la propria mente, naturalmente. Però è Certo. anche proprio un luogo di poesia in cui ci si emoziona, si sta a contatto con i pensieri difficili, con i ricordi difficili, con tante cose. Tante cose. Chiudiamo con una domanda che apre un universo, che però poi è un po' già me l'hai già indicata con le tue parole. E per cui la riconfermo, questa domanda che è un'ultima domanda che ti faccio, appunto, che io trovo ricorrente nel dispiegarsi delle tue pagine, che definirei sottili, disincantate, ma anche molto partecipate, appunto. Che cosa rimane? Cosa si intravede oltre a quello che io ho chiamato un marchio esistenziale, dal mio punto di vista? Che come un pendolo ininterrotto è costituito dal bisogno di essere amati e dal timore di essere abbandonati, cosa rimane? Perché Rimane c'è molto anche nella tua scrittura tutto questo. assolutamente sì. Beh, non per caso all'inizio di Fragilità ho messo in versione integrale, perché è brevissima, ho messo una poesia di Carver. Il Carver poeta è poco noto in realtà, è quasi sconosciuto. In realtà è un librone da 600-700 pagine pieno di poesie. Tutto un suo modo di fare poesia, Raymond Carver. Raymond Carver. E la poesia che ho messo proprio nel frontespizio di Fragilità, una classica così scritturina ispiratrice, la leggo perché dice tutto. E hai ottenuto quello che volevi da questa vita, nonostante tutto? Sì. E cos'è che volevi? Potermi dire amato, sentirmi amato sulla terra. E questa è una grande risposta che veramente parte dal piano terra più basso e arriva alle stelle più alte, perché qui c'è tutto l'universo del desiderio che viene esaudito, cioè essere amati, non a caso desiderum dalle stelle. E quindi questo,
In questo si muove Franco, in questa bolla sospesa nel tempo, in questi sogni, però con questo obiettivo di dare a chi lo legge una risposta alle proprie, anche alle proprie angosce, alle proprie, perché ci si ritrova in qualche esperienza fatta, c'è molta infanzia ricordata, soprattutto sempre mi richiamo all'opera Orfani di Viligelmo, e lui ci ha dato questa risposta. Io adesso concludo con una sorpresa, perché di questo non ti ho parlato, che è di questo tipo. Siccome tu mi hai scritto qualche parola molto bella di una mia prima opera che ho fatto di poesia, che farò probabilmente la seconda edizione, e quindi questa volta metterò non come postfazione solo sul blog della casa editrice, ma come prefazione la tua, perché sono parole belle e che, vabbè, poi ti spiego in una separata sede il perché. E invece ci sarà un secondo corpo di poesie che mi piacerebbe, e qui lo facciamo in diretta così, piacerebbe che la presentazione sia questa, con le tue parole. Con le mie parole. Con le tue parole. Mm. Ed è così. E con questo concludiamo veramente. Ringraziamo tutti, vi rimandiamo alla prossima trasmissione. Quindi non dirò alcun'altra parola quando terminerò questo. Vi ringrazio di averci ascoltato. Vi ricordo l'ospite Franco Nanni, e Virgilio Monadelfi, pseudonimo, alias Virgilio Monadelfi, scrittore. Andate a indagare anche semplicemente digitando Google e scoprirete un piccolo mondo. Ecco, questo è in prima persona, nell'opera Fragilità, Virgilio Monadelfi, il finale, dopo tante storie raccontate, c'è un qualcosa di autobiografico, perlomeno in scrittura, insomma, poi... No, in qualche modo, è a cavallo. Il suo vissuto, poi lo sa lui, il più profondo e più intimo. Io che osservo e ascolto tutto ciò, io che sento il bruciore che la vita infligge a questi miei simili, sento i loro pensieri, i loro crucci, il tempo che scorre nei loro neuroni, l'inutile muoversi verso un non nulla, afflitto dall'ansia, instabile, incerto, risucchiato dai bisogni nemmeno pensati. Cammino coi piedi nell'acqua e attendo la fine di questa giornata lunga millenni. Sono stanco. Porto in ogni mia cellula sequenze stantie, ripetitive e vuote. Guardo l'orizzonte e non distingo tra mare e cielo. Annaspo in questo misero istante, bolla isolata nel tempo indifeso. Sono come un insetto finito all'interno di un tegame di smalto. Giro inciampando intorno alla base, invano sperando di salire e uscire. Quel che accade realmente è che cado ad ogni scalata e talvolta impiego più ore a ritornare a zampe a terra, per poi ritentare e cadere ancora, ogni volta disperdo il ricordo dei progressi, falliti, ardori e ritento, ignaro e solerte, io che vago tra spiaggia e mare, con musiche tristi dentro le orecchie, cascami confusi di vecchi concerti, canti e melismi senza vocali, io che viaggio da un globo all'altro, sempre conteso, mai soddisfatto, poggiando i miei piedi su orme di altri, ma ancora osservo, ascolto, ritraggo gli umani afflitti da umani. Passo la lingua vicino ai denti e conto gli spazi di quelli già estratti. Aspetto il momento in cui tutti saranno divelti. Intanto io conto i giorni che mancano a eventi di cui non so nulla. Conservo memorie di anniversari, onomastici, compleanni e ricorrenze. Ogni giorno del mese in cui sono ricorda altri giorni di mesi in cui sono stato. Ricordo le feste, i pranzi, le cene, i battesimi e le nascite, e i funerali, i banchetti, le messe in suffragio. Ricordo ogni mio genealtico, genetriaco. Compleanno, vabbè, questo mi sfuggiva, insomma, parola malinconica alba di un giorno che si vuole speciale. E poi conto 100.000 di questi inutili giorni passati in attesa di altri inutili giorni,
solerte, instancabile, ma esausto. Riprendo in mano infiniti lunari di anni trascorsi. Ne esamino i giorni, le attese e i progetti pensati e falliti in ogni secondo, di ogni minuto, di ogni ora, di ogni giorno, di ogni settimana, di ogni mese, di ogni anno, a formare un carico lento di ali cadute e di mosche morte che mi segue come strascico di abito nuziale mentre salgo all'altare del mio matrimonio con l'eterna stanchezza. E allo stesso tempo ogni giorno sbiadito, smorto, incolore. Io mi rialzo e cammino, assetato di ogni bellezza, di piaceri carnali e sollazzi del corpo, e pratico arti, mestieri, trascorro più secoli creando opere, tele e discanti. Medito assorto nei silenzi incantati. Ancora stupisco del bello che resta anche dopo la fine di ogni istante, tanto da farmi cercare ancora e ancora e ancora, tessendo legami, cucendo vite e famiglie, restando in attesa del tempo irretito da fili di echi, memorie, brandelli nostalgici. E ancora io, non mi capace di come riusciamo a tenere negli anni a venire e per sempre la nostra infinita, inibita, intristita, gioiosa e possente fragilità. Grazie Franco. Saluta il nostro pubblico, grazie. Ciao a tutti e grazie Miro di questo incontro fantastico. Bene, mi fa piacere, grazie a te Franco. Ci sarà modo, se vorrai, di poter intervenire. Questo spazio di Radio Science è aperto a tanti contributi, se vorrai. Grazie. Bene, grazie a te.